Buongiorno Lorenzo. Caro professor Maggi, lei è sempre una fonte inesauribile anche di stimolo. Però lo c'è da dire che io sono sempre qua a Rovigo, è giusto, Caput Mundi, eccetera, eccetera. Però con tutti questi sindaci nuovi, perché non andiamo a fare qualche spizzetto dai sindaci nuovi? Bravissimo, questa è un'ottima idea. Tu che hai il controllo del territorio. Perlomeno dall'Alto Polesine. È un'ottima idea, e sa cosa facciamo? Andiamo, se possibile, dove magari organizziamo bene prima, andiamo dai sindaci neoeletti. Tanto giovani, quasi tutti giovani. Molto giovani, sì. Perché quando c'è stata la votazione della cittadina, ho trovato Viaro si chiama, no? L'ex sindaco. E allora gli ho chiesto, perché non sapevo se si era ripresentato, poi non poteva neanche ripresentarsi, no? No, all'ultimo momento avrebbe potuto. Ah sì? È stato lui che non ha voluto. Beh, comunque c'era una signora lì che ho avuto il piacere di conoscere, il sindaco, che tra l'altro ha stravinto 84%, 85%, proprio. Ha fatto man basso. Tra l'altro, sindaco. Ed è la continuità di Viaro. Comunque. Diciamo che è continuità, proprio una continuità continua. Lui è stato un grande sindaco. Bravo, quello che ho visto io, da quello che ho sentito, anche è stato molto ben voluto. Abbiamo potuto, lui avrebbe potuto fare anche la terza volta, perché proprio un mese e mezzo prima era stato introdotto dal Parlamento il terzo mandato oltre i 15.000 abitanti, ma lui aveva, come aveva già detto, oltre si può, sì, si sarebbe potuto, si potrebbe, cioè, chi però, ha fatto due mandati sotto può fare 5.000 il terzo. Si può. Da 5.000 a 15.000 non si può? No, anche a lui si può adesso. Ah, si può? Si poteva nell'ultimo mese. Pensavo non fosse passato come legge. No, chiedo scusa, fino a 15.000. Sì, oltre i 15.000 no. Ah, quindi possono fare tre mandati? Sì, loro possono fare tre mandati. Beh, sai, sa professor Maggi, comincia ad essere problematico poter trovare i candidati sindaci. Anche perché quante liste uniche c'erano? Sei. Io ho visto Loreo, cioè una cittadina come Loreo che sembra tutto anche. In provincia di Rovigo ci sono sei comuni dove si è presentata una sola lista. Anche io ho seguito Loreo sempre per la mia bassocentricità. Lei è sempre forte. Si è tirata sempre via forte. Un grosso sassolone, no? Sassolino, il sindaco Gasparini. Sì, perché diceva che non ha fatto nome e cognome, si capiva benissimo chi era. Che il centrodestra, che quindi la sua, più o meno la sua parte, ha fatto di tutto per mettergli i bastoni sulle ruote, consigliare la gente di non andare a votare. Lui se l'è proprio legata al dito. Come mai nel centrodestra, che di solito litigiosità dice sempre sono della sinistra, però anche il centrodestra. Ho anche mezza idea. Di sì, sapere, ma non lo diciamo, non direi né nomi né cognomi, neanche sotto tortura nei ruoli istituzionali, ma questa è un'altra storia. Però ho mezza idea che chi potesse essere. Però sai, le liti sono legate alle persone, e quindi chi è stato avversario per tanti anni magari è... E diciamo però che era una, diciamo che chi si è messo contro il sindaco di Loreo faceva una fatica immane, perché l'amministrazione dello Stato, il Parlamento, ha ridotto anche il numero della percentuale per poter superare il primo 50% è molto facile, dal 50 al 40, e quindi era. Però il consigliere alle persone di non votare, o ti metti in gioco, giustamente diceva Gasparini, invece di fare un gesto così inusuale, forse anche vigliacco, dovevi metterti in gioco e vedere cosa dicevano le urne. È un brutto esercizio. È vero? Bruttissimo. Cioè dire di non andare a votare, cracci quella volta. Quella volta diceva di rimanere al mare. Disse, andate al mare. Andate al mare. Non lo ascoltarono mica. Fu una infelice. Comunque la quantità di nuovi sindaci è veramente, hanno votato 32 nuovi comuni.
Però tutta questa frammentazione dei comuni dell'Alto Polesine in particolare, ha ancora senso di esistere? No, perché... no, non ce l'ha. Però i polesani sono contro le fusioni. No, infatti mi dispiace tanto che non è più sindaco Raito, che lui ci teneva molto, ha provato con Frassinelli, ha provato con Guarda Veneto. Con Guarda. E cioè nonostante abbiamo tutto da guadagnare sia Frassinelli che Guarda. Posso dirti, la verità, posso dirti la verità, quello che penso. È incomprensibile perché non si facciano, perché non si, i cittadini votino contro le fusioni. È solo una questione di pancia, ma la pancia più retrograda, se mi è permesso dirlo, perché è un comune. Però io sto facendo un'analisi dei nostri paesi, come si stanno spopolando tutti, ma anche i paesotti più grossi. Penso ad Ariano, penso a Corbola, penso anche a questi qua dell'Alto Polesine. Cioè, come si può frenare questo, secondo te, se si può frenare? Bisognerebbe dedicare un convegno, un approfondimento motivato e un approfondimento... E la fusione potrebbe aiutare a uno spopolamento? La cacofonia. Un approfondimento profondo. Certo, la fusione è l'unica cosa che lo frena, ma se non... Però siccome che morfologicamente non sono uniti i paesi, cioè fai Guarda Veneta con Polesello, Polesello con Frassinelli, oppure Taglio di Po con Ariano e Corbola, uno dei tre viene penalizzato. Ma è difficile da fare un'unione, forse questa è la paura di pancia che c'è. Tu sai che l'unica fusione che si è fatta in provincia di Rovigo si è fatta a Portoviro, che era già nata insieme. Però Portoviro è in Basso Polesine. In Alto Polesine, dove esiste una frammentazione dei comuni che è disarmante, tu metti insieme mille abitanti, a un certo punto ci sono tutti in fila 10 comuni che hanno 1000 abitanti a testa. Non è solo disarmante, è avvilente pensare alle risorse perse che si potrebbero portare a casa dalla fusione. Però ci hanno provato 5-6 volte, è inutile provare, i cittadini non ne vogliono sapere. In Emilia l'ha fatto l'Imperio, che hanno fatto tutta la non so come si chiama, centro, il Delta Po, praticamente da Ro Ferrarese fino a sono tre comuni, sì. Berra, Colonia, che fosse una frazione. Però li imponevano, gli hanno proposto, il Partito Democratico gli ha detto facciamo loro, però hanno votato. È vero che i nostri stanno a casa, però poi magari sono quelli che si lamentano. Anzi, adesso vorrei intraprendere una valutazione di questo genere. Quando trovo qualcuno che si lamenta, lei che roba è? Sei andato a votare. Se fosse persona seria, direbbe sì, no. Se non è andato a votare, sta zitto. T'ha perso la possibilità di parlare. Dire la tua. Tu non hai nessun diritto di dire nulla perché non sei andato a votare. Però effettivamente tutti questi paesini stanno tutti spegnendosi. Piano piano, sì. È che il problema è la polarità economico-sociale. Questo sicuramente. E quindi una polarità economico-sociale determinerebbe... Ecco perché la fusione determinerebbe una inversione di tendenza, una grossa inversione. Invece... Perché con l'unione, quando si dice arriverebbero un sacco di contributi, cosa vuol dire? Cioè perché rispetto adesso non arrivano e così si fa la fusione? Perché c'è una legge, la legge che regola le fusioni ti dà un premio. Il comune di Portoviro in 10 anni si è portato a casa 10 milioni di euro. Tant'è vero che il comune di Portoviro, se tu che sei Basso Polesine centrico, se lo ricordi
quando era Donada e Contarine, e lo guardi adesso, è un altro comune. È un altro comune, sì, sì, sicuramente. È arrivata una quantità impressionante di soldi, perché c'è un meccanismo premiale per cui ai comuni che si fonde, però lì c'è stato danno anche soldi per 10 anni, addirittura negli ultimi 3 anni glieli hanno incrementati del 30%. Però lì c'è stato anche un'esplosione artigianale, industriale e commerciale importante che negli altri paesi non c'è stata. Ma tu sai bene, tu sei un uomo di un operatore di anche economico, sì, ma sei anche un operatore legato ai mass media, eccetera. Tu ascolti ciò che la gente ascolta, quindi se tu hai una polarità che si allarga, viene in tutto indotto a portarne ancora. È vero. Non hanno, ecco, chi si è opposto alla, ma no, è che fa ragionamento sulla pancia. Sai qual era il ragionamento che dicevano quelli di un paese, non voglio citare il paesino paesi, piccolo, ma ti pare che mi avago a tal farmacena da quei là, ma sai la provocazione che aveva fatto l'ex vice sindaco Mancini Doriano, che aveva detto uniamo Portoviro con Loreo e Rosolina. No, io andai sia Loreo che Rosolina per sentire se erano d'accordo. Portoviro ha detto sì, nessun problema, anzi andai a Loreo in particolare, e su 10 persone intervistate 9 mi hanno detto in Emaia fuori a tutto quelli lì. E lì ci sono due anime diverse. Lei è esattamente quello che hanno detto. Probabilmente da altre parti. Poi il paese più intraprendente ti fa paura, perché in paesi come i nostri piccoli, dove ci sono sicuramente grandi capitali ma poco fermento, infatti la paura di che arriva uno ti mangia tutto il capitale. Infatti, poi l'invasione, il concetto dell'invasione, il complesso dell'invasione. I rodigini hanno questa, perché sono tutti comuni piccoli, e d'altronde cosa vuoi? Prendiamo atto di questo. Comunque l'idea dell'intervista ai sindaci, facciamo il tour dei nuovi sindaci. Dai, allora, siccome sei tu il re del nord Rovigo, allora prossimamente su questo schermo con i nuovi sindaci un approfondimento. Arrivederci a tutti.